voglio spiegarvi come funziona il servizio di cattura cani vaganti del canile rifugio 281. Se trovate un cane vagante, la prima domanda da farvi è vagante o è di proprietà? Il cane vagante è disorientato, si muove a zigo zago su per la strada, la coda in mezzo alle gambe, non annusa per terra, lo si vede, è veramente disorientato. Il cane di proprietà, che quindi abita in quella zona, zampetta, felice, trullallero, trullallà per la strada, fa una pisciatina, poi si sposta, fa un'altra pisciatina, annusa per terra, si muove. Magari provate a inseguirlo e lui si allontana perché è diffidente, però lo vedete, un cane sicuro, coda alta, tranquillo. In quel caso converrebbe chiedere nelle cascine, probabilmente intorno, nelle case intorno, se conoscono l'animale. Se il cane invece è spaventato e vagante, potete fare solamente tre cose: chiamare o il 112 o il comune in cui vi trovate, quindi vigili, oppure l'ASL veterinaria. Nel caso in cui il cane fosse ferito, noi possiamo intervenire solo con un veterinario presente, quindi deve essere chiamata l'ASL veterinaria che ci allerterà, noi ci muoveremo e solo con un veterinario decideremo che cosa fare con il cane e spostarlo normalmente nella clinica più vicina e disponibile. Noi non possiamo partire se chiamati dai cittadini, noi non possiamo accogliere un cane se ci portate il cane davanti al cancello, non possiamo farlo, dovete sempre attivarci tramite il 112, i vigili o l'ASL veterinaria. Tre cose da sapere, ma qua la logica ci aiuta. Allora, il cane, perché noi veniamo attivate, deve essere o legato, cioè siete riusciti a legarlo con un cordino, con la tracolla della borsa, con quello che volete, o l'avete fatto salire in macchina, oppure deve essere recintato, cioè in una zona delimitata da una recinzione. Se il cane è libero, ovviamente dovete seguirlo a vista, perché nel momento in cui noi arriviamo potete indicarci dove è il cane, perché capite bene che il tempo in cui arriva la segnalazione al canile, partiamo, ci vuole del tempo, perché o qualcuno ci regala un elicottero, ma ci vuole alle volte del tempo, dipende dal comune. Certo, se è un comune molto vicino al canile impiegheremo meno tempo, se il comune è più distante impiegheremo più tempo. Comunque noi arriviamo. Se voi ci segnalate la presenza del cane, si può capire in che situazione è il cane, dove si trova, come si sta muovendo, riusciamo a capire come intervenire, perché non abbiamo la bacchetta magica neanche noi, bisognerà capire se è un cane che si può prendere con una gabbia trappola, se si avvicina, se è tranquillo, se è spaventato, eccetera, eccetera, eccetera.